si fa il riso oggi? Agnello arrosto. L'agnello arrosto. Come si fa l'agnello arrosto? Agnello arrosto di Sossado. Di Sossado. Aspetta un attimo. Allora, qua abbiamo un bel pezzo d'agnello, perché qua non vedono, devi spostare un po' di qua, ecco. La cosa, qua abbiamo una bella, questa qua che roba è Harry, ma... L'agnello, coscio. Ma che è? La coscia? Dell'agnello? Dell'agnello. Ma l'agnello quando è grosso, non è piccoletto? L'agnello è grosso. Non è piccolo così? Sì, quelli piccoletti. Quelli grossi quando sono quelli alti? Grossi è anche 15 kg, 20 kg. 15-20 kg, Harry? Secondo l'agnello. Ma 15-20 kg è così alto, un cane? No, è alto così. Cazzo, l'hai mai visto tu gli agnelli? Una madonna, l'ho visto, l'ho cotti. Ah, bello, mi fa piacere. Poi qua abbiamo preparato un po' di spezie, aglio, aromatizzate. Aglio, rosmarino, peperoncino, limone. Sì, però aspetta, tu già hai fatto tutto. Un attimo solo che c'ho. Allora, dicevamo, qua abbiamo già pronte, belle precise, aglio, rosmarino, e poi che ci sta? Peperoncino, pepe. Peperoncino, pepe, di tutto e di più, veramente, di tutto e di più. Bello, preciso, perfetto. L'unica roba è che io voglio un attimo vedere come l'hai preparato, perché già l'hai preparato, già è tutto pronto. No, io questo ho preparato, non è battuto questo. Lo devi battere. Ma io non so quello che ci si è messo, io per farmi ecco, vedere live. Ecco, rosmarino, limone e aglio. Allora, hai preso un po' di rosmarino. Rosmarino. Ok, l'hai praticamente lavato, la no? Sì, la buccia di limone. L'hai lavato, gli hai tolto tutta quanta la roba, sì, qua, esatto. No? Gli hai tolto tutta la roba, poi dopo hai preso una buccia di limone, La buccia di limone la taglio fina fina. Sì, però hai preso il limone, gli hai tolto la buccia, dopo ci metto lo schiaccio. Qua abbiamo preso il rosmarino, poi gli ho tolto la parte del rosmarino, l'abbiamo messa qua sopra, poi dopo ci ha preso la buccia di limone. Dove sta il coltello? Eccolo. Coltello, praticamente col coltello poi è andata a sbucciare tutta quanta la buccia bella precisa, è andata a sbucciare, l'ha messa qua dentro, poi dopo abbiamo preso un po' di aglio, tutto in camicia, tutto intero, sì. Aglio tutto intero, poi l'ha buttato sopra, e poi il sale, giusto? E qui c'è, questi sono i vari odori che vado a mettere. Sì, tutto bello tritato, bello preciso. Si mangia bene almeno stasera? E beh, penso di sì, eh. A voglia. A voglia se si mangia bene. Io, guarda là Enrico, tu c'hai, ma con tutta la buccia ce la metti l'aglio? Sì. Tutto intero? Perché? Perché sì. Ah, non lo so io, vabbè. Grazie papazzi, ciao bellissimo, grazie mille, 31 mesi di resub, un bacio enorme. La buccia è buona, vabbè. La buccia è buona, tutto preciso, via, qua, ficca tutto. Vabbè, ha messo un mix di spezie, andrò, lo sai che questo qua è il segreto dello chef. Aglio, limone e rosmarino. È il segreto dello chef, ragazzi, il segreto. Poi andiamo a mettere sul lardo. Sì, prendilo, ficchi tutto dentro, il lardo, preciso, c'è qua. Già il sale, dove sta il sale? Sì. Dove c'è il sale? Ecco. Ah, non lo so. Devo mettere un po' di sale. Sì, ma già ce l'abbiamo messo il sale dentro. Sì, un po' ci va. Un po' di sale, ecco qua. E un po' di pepe. Lardo. Col pepe, questo qua è aromi con per le carne, per carne, sì. Aromi, tu ci fichi un po' tutto, l'aromi con le carne, sì, tutto, le spezie, tutto. Oh, porca troia, Ri! No, non fa niente, ma c'è lo. Vado a mettere un po' d'olio. Sì, un po' d'olio. Bello preciso. E poi lo giro con le mani. Sì, lo giri con le mani, ecco. Bello preciso, perfetto, ok, ottimo. Guarda là, Ri. Tu senti che mi sa che oggi si mangia bene, eh? E beh. A voglia. Tutto bene, Paolo? Tu come stai? Grazie. Allora, poi... Adesso taglio questo. Oh, questa è la parte quella più interessante, quella più interessante. Bella precisa. Oh. Questa è la parte più interessante, Ri. Praticamente era un cosciotto, no? Cosciotto. Aspettami un attimo, Ri. Mi aspetti un attimo. Del coscio. Tu prendi il coscio qua, tutto bello preciso.
Quindi questo, il coscio, è tipo la gamba dell'agnello. C'è la parte questa qua è dell'agnello. Sì. Esatto. La parte questa qua. Ok. Bella precisa. Ottimo. Guarda là, Enrico, con che manualità tagli la roba, incredibile. Veramente, una cosa incredibile, Enrico. Wow. Bella precisa. Preparato, ok, lo grasso qua, che ci hai messo? Il lardo con le spezie, il romarino, lardo e spezie, bello romarino, l'aglio e il limone. Bello preciso, ok. Ecco, vedete, io da sopra. Grazie, grazie mille, tu ci pica giù, grazie. Grazie, grazie. Ok, bello preciso. Perfetto. Guarda là. Madonna, Ri, è una meraviglia, eh. Ri, quanti anni c'hai? 70? 76, quasi. 76 anni, porca puttana, ancora... Ancora ti ricordi come si fa, vero? Vabbè. Una madonna. Se non lo adesso. Certo. Guarda là che manualità, oh. Guarda là. Io non ce la farei mai a farlo, Henry. Ci posso provare, ma è impossibile. È no. Complicato, eh. Beh. Guarda qua, ve lo voglio far vedere più da vicino come fa Enrico a tagliare, perché è qualcosa di incredibile. La firma ad arrivarci così. A voglia, pure io, uguale. Ma guarda, ma dai, abbassi un po' il microfono, se sente, se no quando soffia, dà fastidio. Invece da lì metterlo più basso. O lì o su, o in mezzo, su. No, lì no, forse meglio. No, no, va bene, va bene. Il taglio della carne è una cosa semplice. Beh, oddio, è semplice, Ri. Io ci ho provato una volta. Non ci deve rimanere la carne sull'osso. Una volta ci ho provato io, non è facile, eh. Non è facile. Poi la velocità di Enrico, cioè. La velocità di Enrico, ragazzi, non è che è per tutti, la cosa. È un taglio. Un taglio di precisione, bello preciso, perfetto, non è facile, eh? Non è facile per niente. Non è facile per niente. Vabbè. Guarda là come taglia. Ri, hai fatto mai il macellaio, dicono in chat, no? Sì. Sì? Veramente? Sì. E quando tagliavo le bestie, le mucche, ecco. Porca puttana! Ecco, l'osso è tagliato. Quindi? Ecco. Adesso porco questo lo apriamo. Quindi hai levato tutto l'osso, no? Tutto l'osso. Tutto l'osso, l'hai dissossato. Vedi, ecco, cosa. Questa è la forma dell'agnello. Questa qua è la forma dell'agnello. Ah, questo qua, ragazzi, questa non è... Cosa che volevo dire importante, che non ho detto all'inizio. Questo, ragazzi, non è dell'Eurospin. Importante, me l'ha proprio sottolineato mio padre. Questo l'ha andato a prendere su un contadino, da un amico suo che gliel'ha regalato. Che gliel'ha regalato. Ce l'ha regalato per Pasqua. 2 kg d'agnello. Quindi, grazie mille a tutti. Allora, grazie mille a... Non so chi sia, però non me l'ha detto. Il famoso amico suo, sì, a voglia. A voglia. Allora, guarda là come taglia Enrico, porca troia. Bello Enrico, bello, bello. Guarda là. Ma come fai ad andare così veloce? Come fai a sapere tutto, come si fa tutto, ogni singolo passaggio? È semplicissimo. Semplice, dici? La madonna. Sale. Ehi, ma ogni volta, porca puttana, quando ci butti il sale, sembra un camposanto qua dentro. Guarda qua. Madre. Allora, sì, tu praticamente poi tagli... Non ci so capito niente di quello che stai... Faccio i tagli. E poi metto dentro la Ok, carne. Bello, preciso, bello. Non ci so capito niente, però, vabbè. Se praticamente prendi l'agnello, lo tagli, gli fai tutte intaccature. Sì, gli fai tutti i piccoli taglietti. Eccolo. E poi prendi la roba dentro, la ficchi dentro. Poi non so capito perché. Però
Dopo questo sasso io lo leggo. Sì. Ah, dopo lo leghi pure? Sì, lo leggo perché in modo che faccio tipo arrosto dopo di vitello. Tipo arrosto di vitello. Bello, 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 bello. Bello preciso, Enrico. Eccolo là. Ficca tutto dentro, Enrico. Bello preciso. Piellardo, ficca dentro. Eccolo. Lo spago, ma te. Lo spago vuoi? Lo spago, Enri. Oddio. C'è? Sì, dovrebbe stare. Oddio, lo spago, non lo so dove sta, Enri. Lo vedremo. C'è sempre lo spago? Mm. Cazzo. Spago, spago. Vado a trovare lo spago. C'è nel forno nel frattempo. Ma non ce l'hai detto a noi dello spago, Enri? Aspetta, te lo vado a cercare sotto. Eccoci, ce l'abbiamo qua, Enri. Quindi fai un rollè, non erano le bistecche. Tu, Enri, a noi ci avevi detto le bistecche che no, facevi oggi. No, se c'era la costata. Aspetta. No, Enri, ci avevi detto le bistecche, però vabbè, non fa niente, tranquillo. Bistecche tagnello, lo vuoi dire dopo? Vabbè, dai, ci siamo un po' confusi, Enri, non fa niente. L'importante è che si fa l'agnello. Sì, eccolo. L'importante è l'agnello, dai. Poi ognuno... Come dici sempre tu, Enri, in cucina poi si fanno le variazioni, no? Mm. Uno fa le variazioni, sul le tema. Robe. Sì, sì. Tutto bello preciso, Enri. L'importante è che uno si mangia bene. Dai. L'importante è che si mangia, poi vabbè, sti cazzi. Allora, devo accendere il forno? Sì, sì, accendi, accendi. Allora, metto a ventilato, Enri? Sì. Io, bello preciso, Enri, 76 anni ragazzi, 76, no, quanti ce n'hai? 76. 76 anni ragazzi, quasi 80 anni, cioè non è per tutti, eh. Cioè non è per tutti arrivare a questa età così. Poi vabbè, magari ci sta che... Dicono se può usare pure la rete per gli arrosti? Perché non si può usare? Va bene, lo stesso dici la rete? Una madonna! La madonna. Grazie Pierpix, ciao bello, 21 mesi di resub, grazie mille. Apri il forno. Il forno? Sì. Ma ancora non è caldo. Non fa niente. Non fa niente, dici? Vai. Davide Boss, grazie mille. Io, qua. Poi tu ci metti un po' di rosmarino sopra, bello preciso, eccolo. Sì. Bello preciso. Un po' di rosmarino sopra, tu ci ficchi, Enri. Bello, perfetto. Dentro? Sì. Con un'oretta lo cuociamo. Ecco, metti dentro. Bello preciso. Lardo è finito, Enrico. No, no, ci sta ancora un po'. Tutto. Se facciamo le patate con un po' di lardo, come le faceva mamma? Cioè, come le faceva? Sì. Ciao, ragazzi. Vecello, io ci metto un po' di lardo. Io mi ricordo che nonno ci metteva le patate con lo lardo. Che cazzo sì, è? Sì, adesso ti faccio vedere. I nostri nonni, l'olio era prezioso, non lo adoperavano poco. Poco. Perché era prezioso l'olio? Perché... Ma come, mio nonno Quinto, vabbè, c'aveva le piante dell'olive. Ma io non parlo nonno Quinto. Il babbo del nonno Quinto, prima l'olio ce n'era poco, Matteo. Ma come poco? Scusa, allora c'avevano il maiale e recuperavano il grasso dal maiale. All'inizio del Novecento, fino all'Ottocento.
Prima si usava come condimento il lardo del maiale, no Enrico? Tutto, ci si condiva la carne, le bistecche. Sì, ma fine... No, il purè non ci dice con l'agnello. No, no. No, le patate arrosto. Le patate. Prima l'olio, ragazzi, era prezioso. Vedi che è nato il detto non far cadere l'olio per terra che porta sfortuna? Allora pure lo sale. Perché se ce n'era poco. Sale, come c'era poco sale? Pure sale, non c'era prima. Oh, Matteo! E quando si faceva la salata che si metteva le cose in sale? Lo sale prima lo dava razionato, bisognava andare via, la via Salaria, che significa da Roma nelle Marche? L'hanno chiamata via Salaria. Perché appunto trasportavano lo sale. Prima c'era poco sale e poco olio, e allora si dovevano arrangiare. Ma che cazzo dite, il sale veniva pagato come metodo di pagamento, il sale? Sì. Pure sì. Ah sì. Non pensate che prima... Allora, to, pigliate sto sale e mi dai 5 euro. Ci divento ricco, cazzo. Allora, io mi ricordo che nonna metteva anche sul sugo il lardo, Enrico. E come no? Si metteva il lardo. I pezzi. I pezzi che si scioglieva... Ah, lascia stare, Enrico, lo spago, lascia stare. No, non ci diverto. Dice, mo bisogna divertirsi qua, Enrico. Allora, facci le patate, vado a prendere il rosmarino. Il rosmarino ci sta. Ci sta il rosmarino? Ci sta, sì. Ci sta un po' di rosmarino lì, ci sta. Metti allora. Qua. Purtroppo Enrico, ragazzi, è come una macchina, una Ferrari. Non vuole patate, ma te? Per tenerlo fermo ci vuole. Enrico no, Enrico non è... Enrico è abituato a cucinare allora, per, qua per 2000 persone. Se tu gli ci capa le patate, tu non fai in tempo a girarti che tu già la pelate. Sì, sì, guarda, guarda che velocità, guarda che velocità. Vedi. È una cosa incredibile, Enrico, come pela le patate. Io non ho mai visto un uomo che pela così veloce le patate con un coltello a mano. Invece, tu devi andare come sulla Clerici, piano piano, Enrico. Piano spiega. Piano, sì, la Clerici, ti sta simpatica la Clerici, Enrico. Non mi sta simpatica, però non... Tu devi andare piano, spiega come si pela la patata. Si vedi. La patata? Sì, no. Quale patata, vabbè? Questa. Quale patate, rila bene. Le pelate mai? No, no, più, non qui. Andiamo fuori. Ah, no, non si può dire, non si può dire. E rila, piace pelare più queste patate o quell'altra? Non si può dire, non si può dire. Zitto. Grazie mille, Nalupuna. Preciso. Sì, cuci faccio. A me dormo, faccio prima a dormirmi. Ecco il riguardo, guarda, dopo tu. No, vedi come la fai tu, già la fai rossa. Tu devi fare a spicchi. A farlo fa Enrico, babbo, che è più bravo. Spicchi come, vado piano piano. Io, Taglia. Dai, non avevi paura, che mica te muccica. Vabbè, così un pezzetto. Dammi qua. Mamma mia, qua. È su. Ma ci penso io, dopo. No, non va bene così. Non va bene. Così, dai. Così, bene? Sì. L'hai rovinata tutta la patata. Va, e su, falla di rigo. E mo in mezzo che ci rimane? Niente. In mezzo? Trumagni. Ma come fai in mezzo, Enrico? Oppure... Ma come fai, Enrico? Oppure te lo ficchi in culo, vai. E su, e non si può dire, Ma come no, una madonna. Vai. Grazie, Gianmaglie! Grazie mille! Un bacio enorme, grazie mille, bellissimo, grazie. Madonna, se dure queste patate, però. Ecco, è innamorata le patate, Ri? No. Perché l'altra volta erano innamorate. Che vuol dire innamorate? Ma che ne so? Innamorate che comincia a fare l'archilli. La? L'archillo. Ha creato una pera, Matteo. I germogli, che so, quello hanno fatto i germogli? Più o meno. Vai. Sì, ma tu mi devi spiegare, Ri, come fai a farli uguali i pezzi? Faccio uguali, mica li posso misurare. Ah, beh. Se mi metto a misurarli... Però è come se c'era un metro, però. Guarda là. No, Enrico sa perché va veloce, perché non ce lo vuole imparare, Matteo. Enrico... Non vuole lasciare l'esperienza sua, non vuole... Esatto, io cerco di rubargli il lavoro, però lui non vuole, vedi? Perché le vedi, adesso ho nascosto le patate per non farti vedere quello che fa, vedi? Vedi, mica te lo fa vedere, vedi? Oddio. L'ho già fatto, vedi? Piano, ferma, da mo che hai fatto, Enrico? Fermi. Adesso c'è il rosmarino. Ma tu con l'umano qua sotto che hai fatto, che non hai fatto vedere? Tutto le scorze. Ma tu non ci hai fatto vedere quello che hai fatto sotto, però. Qua, sale. Aspetta, sì, aspetta che ci sta una patata per terra, aspetta. Allora, bello preciso. Un po' di sale, Enrico, vuoi? Sì. Top.
Bello, preciso qua. Metti, sale, metti. Quando ne vuoi? Metti, vedo io. Metto? Metti. Leonardo, quando lo mettiamo il ri? Adesso lo metto un po'. Metto il ri? No, non si mette così. Ah, io? No, sì. No, no. Qua, su, dei due metri alto. Sì, ah, così. No. Come no, come ma fai? Ancora? Sì, ancora? Sì, una metà per terra l'hai buttato! Sta come fa Harry, va bene. No, le faccio fare Harry. Su... Lo lardo quando ce lo mettiamo, Harry. Adesso? Allora, tu ci hai messo le patate, l'olio... Si possono mettere in padella, no? No, questa no. No, in forno. Ah, in forno? Ah, in forno lo mettiamo Harry. Sì, così in forno. Questo che è Enrico, che è? Lardo. Fallo vedere però. Ecco, questo è lo lardo ecco. Di maiale, vedete ragazzi? Guarda là che roba. Qual è il lardo di maiale? Non l'hai visto mai, Matteo? No, mai. Concetto vino non ce l'hai, no? Vino bianco, sì. Andiamo, no? No, mi puzza qua. Puzza, sì, Matteo. Magari se fosse. Io lo dai gli affettini e tante orde. Che sarebbe lo lardo, quello uguale. Che sta sullo prosciutto? È uguale? Esatto, è uguale. Ma che si mangia questo, no? Si mangia, sì. Io e Rito. Vai. Questo è il lardo del maiale. Io ci vado matto. Per il lardo ci vai matto, Gionna? Io sì. Madonna. Madonna, quanto è pesante la live di oggi, aspetta, con questa aspetta. Cosa della velocità. Aspetta. Come la velocità? Ma stiamo scherzando, ragazzi. No, uno già dice che quanto è pesante sta cosa, quella della velocità. Ma stiamo scherzando. E purtroppo uno chef fa così, ragazzi. Non è, sì. No, non è come pesante, se tu mi dici di fare una sonatina. Io faccio una sonatina veloce. Non è che sto lì a... Ecco, già avete le patate pronte. Belle pronte, amore. Ficca là sotto, Enrico. Ecco, belle precise. Io per fare tutte queste patate ci mettevo 2 ore. No, te lo ri! Lo portello, che fai? Butti via pure un portello, butti via, sì. Che cazzo. Questo è lo spago, lo metto via, Harry. Sì. Questo è per la prossima. Lo metto qua, Matteo, per la prossima. Vai, mettilo là, vabbè. Vai. Ma quando Enrico ha fatto la torta per 2000 persone, 20 metri di torta, del Pan de Spagna. Un cambio rimorchio. La torta di frutta. La torta di frutta 20 metri lunga. Vecchio mulino, te lo ricordi? 20 metri. Ma adesso non lo guarda adesso, Enrico. Se lo vedevi tu quando c'aveva 40 anni, Matteo. Ero rapidissimo. Le grigliate, non una grigliata così, Matteo. Le grigliate lunghe quando sta a cucina. Enrico... Andava veloce, insomma. Veloce. Lo cammì di 1,5 metri largo, lungo. No. Però è cascato il ri. Microfono. Ma che scato il microfono. Ma non portavi Don Matteo? No, metti a lui. Guarda qua se buono. Mio Dio, il ri, un profumo. Solo quante patate siamo fatto? Poche. Mangia il Matteo, dai. Con garra, ma allora dove lo mettiamo questo? Qua è il ri. Qua d'aula. No, mettilo qua. Perché così poche patate, babbo? Ma te le sei mangiate tutte, e su? Ma le sotto 15. Ma dove piglio 15 patate che non ce l'ho? Ma le so viste sotto? Lì in altre due ce n'era, eccole. Ma io le patate non le mangio. Ecco, oh, me lo fai vedere in diretta. No, un po' di sughetto. Dammi. Qua ci abbiamo qualcosa. Mamma mia, che sapore. Tendo Matteo, occhio, Ecco, c'è un po' di limone. Guarda là, che meraviglia! Guarda quanto è buono! Porca troia, mi sa che questo è veramente buono, Non gli avevo fiducia io sta ricetta. Ma manco io! Guarda là che meraviglia, guardala! Questo è un rollè d'agnello. Oh, ah, questa è una ricetta che te la rubo, Harry. Ah, via. Ah, te la rubo, la dico subito a Paola. Però il problema è togliere la carne dall'osso. Madonna, te faccio. O me la faccio fare da un macellaio, me la fa? Te la fa, guarda. Le patate ce le abbiamo pronte qua, guarda un po' che meraviglia qua le patate. Vai due. Guarda qua, meravigliose le patate pure. Le patate pure sono buone. Siamo belle precise, patate agnello. Siamo già mangiate qua, però sì, allora, vai per YouTube, Matteo, io mi sposto, vai. No, pure tu. No, che c'entro io?
Fermati e fermati un attimo e fai. Vamo, spiega la ricetta. Va buono, sono buonissime. Io mi sposto, fai vedere per YouTube il agnello, coscio d'agnello. No, ma già fatto vedere. Allora, abbiamo appena tirato fuori questo magnifico agnellino, agnello proprio, bello preciso. Ma è morbido. Bello, bello preciso. Allora, qua ci abbiamo un bel agnellino qua, bello preciso, eccolo qua. Come si fa adesso? Questo qua lo tolgo, no Henry? Sì, tira fuori, poggia sopra la cosa. Che lo poggio qua, no? Qua. Poi ci abbiamo qua questo qui. Poi lo sfilo, glielo levo? Sì, sì, taglia. Glielo levo, lo spago. Bello preciso, gli levo. Guarda qua che meraviglia, Henry. Ma se anche non lo toglie, che gli fa Enrico? Niente. Aspetta, prendi il microfono, Matteo, non ti sentono questi, eh? No, 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 mi sentono, quello là è. Questo che porto io? Per il resto fa un casino qua. Questo fa proprio un macello, Henry. Tu dici, Henry, che non so buono fare io le cose qua? Come non so buono? Mamma mia. Ma è difficile qua, non è facile. Volere e potere, leva il pezzo, magna. Proviamo un po', guarda come sgorga qua, bello pezzo d'agnello qua, bello preciso, alla faccia di tutti quanti quelli su YouTube che mi vogliono male, la faccia vostra, affanculo. Faccio da nel culo, da un doro, c'è qua sotto. Ma fa le fettine in piatta, Matteo, io non ho mai mangiato un agnello così buono. Io? Matteo, non sa manco l'agnello, perché l'agnello c'ha quell'odore un po' forte, invece questo si sente. Più il cortello. Questa è una ricetta che Henry, mi dispiace, te la rubo, eh. Oh, mo si è aperto tutto, però. Non fa niente, mettilo sotto sopra. Ma non fa niente anche se si apre, babbo. Facciamo i pezzetti. Guarda là, se bello, guarda qua, se bello l'agnello. Mamma mia. Veramente. Bello cotto qua. Veramente. Qua, bello preciso. Più, dai, però adesso c'è sta una cosa importante, adesso, la cosa più difficile. La cosa più difficile è mangiarselo, ragazzi. Sono un casino qua. Io, facciamo i piatti, Henry. Qua. Bravo, Henry, complimenti. Complimenti, Henry, veramente. Ricetta buonissima, veramente. Oggi... No, questa è una ricetta che io me la devo segnare, perché la devo fare. No, no, oggi mi ha stupito, Enrico, eh. Certo, è andato veloce, non abbiamo... Io sono abituato a veloce. Sì, sì. È un'abitudine. Allora, tre piatti. Allora, uno. Ecco. Giro un po', ma te? Ah, c'è, c'è, porto qua, no. Penso che sia buono, Matteo. Ohia. Le patate purtroppo per lì non ci sta per te. Ah, non mi sto scherzando, dai, le vuoi tu le ultime patate? No, 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 no. Le ho te con tutto il cuore. Sicuro? Henry, dai, no, quattro patate per te. Torni. No, lì, le voglio io. Vieni per te e il tuo padre. Mettiamolo un po' sul piatto, così almeno faccio la copertina per YouTube. Sul piatto, mettemene un po' qua pure per me, qua. Questo è per me il piatto, eh. Per me. Quello è un bello pezzo per me che si vede proprio bene. Come? Non si vede bene. Fallo vedere bene. Così? No, boh, magari lo metti qua, casomai. No. Bello. Un bello spicco di limone qua. Non quasi vede. Bello preciso. C'è il coltello lì, no, per darlo a tuo padre. Come si vede? La merda? Bene. È bello da vedere? Sì. Dico la chat. Qua. Poi è meglio di no. Non lo so, perché io non so buono con... Con gli abbellimenti io non sono esperto. Che devi bene. L'imbiattamento quello qua. No, no, va bene. Dai, Matteo, dai. Va bene. Imbiattato bene. In giro. Pulisci qui il bordo del piatto, giusto per far vedere su YouTube. Ah, mamma mia, che speciale. Comunque il lardo è lì, è il tocco di classe. Lardo, eccolo rosmarino. Ce l'abbiamo. Lardo, rosmarino. Piedi e posate, dai. Pepe, sale, peperoncino. Tanto le copertine, babbo, l'idea è quella. Adesso ho l'intelligenza artificiale e me ne faccio da solo. No, io non ce la faccio tutto, stagnello.
Mangi di quello che te ne va. Non gliela fai? Ma oggi ho mangiato fino alle 4. Metti su, Matteo. Ieri con mezz'ora, volete vedere che ho fatto? Con mezz'ora, ragazzi. Piatto per Enrico. Ecco. No, ci sta. Dammi un pezzetto, Enrico, Matteo. No. Matteo, Enrico. Daglielo tu. Matteo, ingerico. Enrico, dopo li diamo, No, non devi dire qualcosa, perché io sono mangiato. Allora. Scusa. Calmate. Ce lo metti, non ce lo metti. Io non ce la faccio mai. No. Allora, ieri mi sono messo qua. Aspetta, metti a fuoco. Avanti, Riccione esplosiva. Oh, guarda un po'. Com'è, raga? Vi piace la copertina? Oh, esplode proprio la... La padella che esplode, l'ho fatta con l'intelligenza artificiale in mezz'ora. Un po', Matteo. Vedi? Bravo, Matteo. Poi ho fatto questa qua, sempre questa qua, ci ho messo un'oretta. Per fare questa qua un'oretta ci ho messo. Ma sei le prime armi adesso? Sì. Perché non metti a fuoco? Ci vuole la mano qua davanti? Leva. Un po', ragazzi, vedi? Giusto? Piano piano. Complimenti. Piano piano. Enrico, vieni un po' più qua perché sei fuori cam. No, perché mi sono rotto i coglioni, ragazzi, veramente. 20 euro a copertina, c'è sta la gente che mi chiede, ma me le faccio da solo. Faccio prima. Com'è, E lì non sembra agnello, sembra vitello, sembra. Morbido, se mastica con le labbra. Buono. Enri, io con te ho imparato tante cose, ma che l'agnello fatto in questa maniera mai saputo. Un rolè d'agnello. Mamma mia. Buonissimo, Ma è buono forte. E non sembra manco agnello, lo sapore, senti? Buonissimo, Enri. Veramente. Ragazzi, fatelo fare a casa, rifatelo a casa. Andate in macelleria, se non sapete togliere l'osso, ve lo fate dissossare un bel cosciotto d'agnello, lo richiudete col condimento che va consigliato Enrico, mettete in forno. Questa sarebbe la bistecca d'agnello, ma non è... Questa è la, ma il coscio? Sì, però sul coscio di solito si fanno le bistecche. Ok, posso. Stai comodo, Rie? Lo forno è spento, Matteo. No. Spegnilo un po', per favore. Rie, sto piatto è meraviglioso. Gli manca solo la parola, Rie. Guarda qua che cottura. Guarda, proprio preciso. Ma come fai a essere così bravo? Senti che sapore, Matteo. Questo è Leonardo pure che gli dà il sapore. Enrico, un'altra domanda. Paola, di solito l'agnello lo condisce la sera prima, per cuocere il giorno dopo. È bene o no? Meglio, no, va benissimo. Lo condisce la sera. Lo avvolge con la stagnola? No, con la pellicola. Con la pellicola e lo lascia in frigo. È buona l'idea? Come no? Perché prende i sapori. E lo metti con tutta la carta stagnola. In forno? Dopo in forno con la carta stagnola o senza? La carta stagnola. Buono. Io lo tengo ringrazio. Ari è buonissimo. Anche stasera gli deve. La Madonna, Ari. È andata bene e ho imparato una cosa nuova. Con Enrico si impara sempre. A voglia. Un chat mi ha detto che Adobe Firefly. Che significa? È un programma per fare copertine. Pagamento. Enri, questa la faccio a casa subito. Insieme a Paolo, dico Paolo, andiamo a prendere un cosciotto, facciamo così invece delle bistecche.
Ma guarda che anche fare la spalla uguale. Un pezzetto per Enrico, ma te. No, ma te, vince. Non ne penso per niente perché... Ne mangiate poco tu, Enrico. E una madonna. Sono mangiato due pacchi biscotti oggi a casa. Stai male, Goku? È passabile? Lo forno. Non lo spendo? Questo giuccia, eh. Allora, grazie mille, Nick. Nick J, grazie mille. Andrew Official, grazie mille, bellissimo. Sorridi e rilassati, che Jessica va a svuotarti la cassa oggi se Gennaro non paga. Ciaone. Ah, a proposito di GTA, ragazzi. Ieri mi hanno bannato, Vabbo. No, congemo. Come ti hanno bannato? Mi sono incazzato con un ragazzo, ma poi gli sono proprio urlato contro. Ho trovato un ragazzetto speciale. E io ho iniziato a urlare contro, mamma. Ma proprio del brutto, però mi era piegato un attimo proprio i nervi. E no, non si può. No, non ce la facevo, babbo. Non si può andare avanti così. Sono sbottato del grosso, babbo. Cioè, i nervi a mille, babbo, proprio. Il rino, non toccato, il rino, mi fai un favore, il rino, non ce la faccio. Dai, Enri. No, faccio. Non ce la faccio, Enri. Dai, ma aiutami. Un pezzetto. Tutto, Enri. Non gliela faccio, Enri. Non l'ho toccato, eh. L'ho solo tagliato con la forchetta. Enri, non gliela faccio. Un chilo di carne, non mi posso mangiare tutta questa carne. Stavo lì, babbo. Perché mi era preso quella roba così? Perdi lo controllo. Lo cuore a mille, lo cuore a mille. Ero tutto incazzato proprio. Mi era arrivato i nervi proprio, cioè proprio, capito? Proprio. Gli occhi spiritati a tutto, capito? Proprio aperti, proprio stavo incazzato nero. Non so che cazzo mi era preso. Che roba è quella? Sì. La rabbia? Autocontrollo, cioè. Self-control, Matteo, ci vuole. No, ieri sono andato proprio fuori di testa. Vabbè, un ragazzetto di 15 anni che mi viene a trattare male? La fa girare i coglioni. È rispettoso. Un ragazzetto irrispettoso mi ha fatto proprio girare i coglioni. Mi hanno bannato. No, sto bene, Jim. Ognuno può mangiare quello che vuole. A me e sapete per quanto? È piaciuto. Martedì si ritorna! Altro che giovedì, venerdì. Io voglio Matteo, questa postazione, io voglio giocare pure io a sto gioco, ci riesco secondo te? Sì. Eh? A voglia. Che ruolo posso fare io? Che ruolo mi puoi assegnare? Lo prete? Ah, bene. Te gira la testa. Mi gira la testa quando gioco, sì, è vero. Non sei abituato? Sai perché? Perché tu a vedere un video ce la fai a vedere un video. I video ce la fai a vederli. Sì, esatto. Però a giocare no, perché non sei abituato. Se io gioco con lo simulatore, che vedo quello camion, fa la curva... Perché non sei abituato? Non lo so. L'occhio non è abituato, l'occhio. Non lo so perché, ragazzi, mi viene il volto a stomaco. Perché l'occhio non è abituato, babbo. Ah, non è abituato all'occhio? Ma la volta che mi hai fatto giocare col VR, Matteo? A casa la fermo col VR, che sono andato al bagno, ho rimesso tutto. Il VR è diverso. Se non ti va, Matteo, lascialo, eh. Perché questo non è tanto leggera come carne, eh. È l'agnello, non è il pollo. Lo sento. È rossa, no, è carne bianca. No, è carne bianca. Però è particolare, il lardo forse gli fa quell'effetto. Il lardo fa bene. Il lardo fa bene, non è? Fa bene? Sì. Però quanti grassi già? Sì, ma tu ti sei mangiato un chilo di agnello, eh? Matteo, questo ne era 2 chili, tutto. Ti hai mangiato un chilo tu, io giusto per dirtelo. Che dici? Ora è buono, di la verità. Ti avresti mai immaginato un agnello così? Mi viene da piangere per quanto è buono, Henry. È veramente buono, mi viene da piangere per quanto è buono, veramente. È
Ma mi piacere, guarda. Complimenti, no, Henry, non te lo siamo di perché. Lo sai che, io sono sicuro che ci va. Io se te lo dico perché è buono, Henry, non è che te lo dico per qua, per fare. No, no, io non ho mai mangiato un agnello fatto in questa maniera, buono. E non si sente manco quel retrogusto agnello, non lo sento. È preciso, poi l'accoppiamento dell'ardo col sale, con le cose che ho fatto all'inizio. Quello si chiama, quello che fatto all'inizio. Quello si chiama, in dialetto nostro, chiamiamo... Mendingolo. Io e Ri, porca puttana, non ci so capito niente di quello che si è fatto all'inizio. Ma dai, hai fatto... È semplicissimo, l'aglio, il rumorino e basta. Come si chiama, Ri? Aiutami, quello... Bilotto. No? Bilotto. No, ci si è messo aglio, rosmarino, il battuto si chiama. Non col bilato, il battuto. Con l'olardo si chiama bilotto. Il battuto. L'olardo si scioglie. Ah, prosit. Ah, oh, decore me. Me lo fido. Il battuto lo chiamava. Ok. Ti aiuto io a mollare i piatti, ahia. Stasera, signoramente, non vedo la che mago dormì. Mi pare ogni volta che è ruttavo, diceva: e su, dai, e su. Che stai mangiando? Ah, ci trattiamo. Morbido io, cioè. Mia madre, invece, quando mio padre non c'era, che stavo con mia madre, mi tirava le scuracciate. Ma perché faceva così quella donna? Non lo so. Mi rincorreva con la scopa per tutto il tavolo. Oddio, guarda che era una cosa... Ma si può parlare altro? Pigliava la scopa, c'era il tavolo grosso in sala. Non so se te lo ricordi, il tavolo quello grosso. Ma si può parlare altro? Te lo ricordi, quello grosso che stava sulla sala? Sì, ma non possiamo parlare altre cose? Praticamente lì con quello tavolo, io giravo intorno al tavolo, no? Correvo intorno al tavolo e mia madre con la scopa da dietro che mi voleva dare le scolacciate. Parliamo di Bernarda. Ma mi voleva dare veramente le scorciate perché stava incazzata o perché... Ma che ne so, Matteo, il suo... Lasciamo stare l'acqua passata, Matteo, per favore. Oggi urlava e con la scopa mi veniva da dietro. Io scappavo via. Un momento stava mutato. Sì, era così mia madre, uguale. Che te dico fa. Poi perché ce l'aveva così tanto, va, bobo? Però era una bella casa, è peccato che la si è venduta. Non la mette più là, non attacca più l'ombiano, Paolo. Là. Era una bella casa però, era a tre piani. Perché la si è venduta? Dopo te lo spiego off stream. Però era una bella casa, non era male. Caldo pure, ragazzi. Mi passi la carta? Oggi ho messo i piedi sopra al fuoco. Enrico ha acceso il fuoco all'esterno. Carbone. Esso! E dai, ma c'è un porco! E dai, c'è un porco! No, vabbè, non c'ho il microfono, si è sentito, no? Si è sentito, no? Donna, madonna, su TikTok sì! Si può fare su TikTok? No, vabbè, sì, però sei un porco. Dai, dopo dici di me, babbo. E che devo fare se mi è uscito con te? E niente. Scusate, ragazzi, non era mia intenzione, eh? Sei la copia della nonna De Valda 091, Henry. Chi? De Valde 91, la nonna sei la copia. La copia della nonna. Cioè, significa che per lui sei un nonno. Comunque, sinceramente, mi è piaciuto questo agnello. Ti è piaciuto, Ri? Sì. Lardo, senti il lardo però, che c'è pure che c'è. Questo è un lardo, me l'ha dato il genero di Angelo, suo pichello. Solo che il maiale di casa. Solo che non ci mettere sale loro. No, non l'ho dipinto io, Chiruccia, no, è impossibile dipingerlo, cioè, come faccio? Ciao, Chiruccia, fammi te vedere una volta, c'ho voglia di vederti. Ma torna. Torna, sta a casa, aspettati, torna. Mamma mia.
Te lo sei portato l'organetto? Mi scordo sempre, ma te lo lascio qua sulla fine e te ce lo lascio. Ma dopo che dicono che sono l'organetto qua su questo tuo canale? Che cazzo me ne frega? Beh. Torna. Ma io te l'ho detto, Fab, tu dovresti fare live in giro per la città a piedi. Come Enrico. Ogni donazione che arriva, ogni 5 euro di donazione, e pa, una suonata con l'organetto. E via. Facciamo artisti di strada, Enrico. No, mentre cammini, mica fisso. Ma che artista di strada, un morto di fame per strada, dai. Bisogna chiedere permesso, non puoi andare in giro suonando. Sì, sì. Però no, affermo i dintorni, devi andare fuori, perché qua ti conosci tutti. Dov'è che non mi conosci, ma te ho suonato dappertutto. Non possiamo andare... A Roma! In Abruzzo. Chiamo Enrico, a Roma? Pure a Roma. A Roma, chiediamo i permessi, io c'ho un parente, le faccio chiedere i permessi. A Roma, cosa, a Roma, secondo me è tanta roba. Un bel sombrero per cogliere l'offerta, sì. Un sombrero. Con il cartello davanti, Twitch e TikTok. Eh no. Con il codice a barra che, insomma, la gente può venire. Oh! Cioè, io, Marie, io c'ho i parenti a Roma. Oh, la madonna. Bella idea. Io parto, ragazzi. Io vado, eh. Andiamo, Henry, via. Sì. Comunque, Henry, te devo abbracciare stasera. Che? Perché? È perché hai fatto una ricetta, le fai sempre favolose, però mi hai fatto scoprire una ricetta che io non conoscevo. Ma che? L'agnello così, non l'hai mai mangiato? No, l'agnello l'ho mangiato sui ferri. A bistecche, dentro il forno a bistecche, l'abbacchio dentro la padella, il ri, dentro con tutti gli odori, l'abbacchio, quello lì, in questa maniera mai. Mai? No. No, è benissimo, proprio... è saporito. Raga, la SIAE non esisterà più, mi sa. Cioè? Come no? Vabbè, comunque, sti cazzi. Ri. Grazie mille di tutto. Mi fate un po' di cetrato. Grazie a te che mi sei fatto venire. Io sai che. Sai che? Io sai che vengo fino a... Sempre. Sempre. Però ci vorrebbe pure qualche bella donna, Ma le donne, ma che te ne frega? Troveremo. Ma troveremo. Fai un po' di cetrato pure tu, ma Enrico. Sì, già che ci stai. Qui che c'è? Ma devo aspettare che passa l'effervescenza. Ma che gli fa? Butta dentro. Io butto con tutta l'effervescenza. Io ti faccio certe scoreggie quando che... Tu questa? Un ritrato? Vai, Henry. Oh, ce la fai, Henry? Questo lo possiamo chiamare un rollè d'agnello. Rollè. Rossino. Rossino. Costo di agnello, ritrato. Grazie Tillo 94, grazie mille. Grande. Batti un coso d'agnello. Grazie, grazie. Comunque devo dire la verità, è venuto buonissimo. Ha detto che ruccia Stream Elements. Ha scritto lì che ruccia Stream Elements. Eh? Che ruccia, non ho capito che Stream Elements contro di me. Perché alcune volte funzionano le donazioni, alcune volte no. Ah, che ruccia. Grazie Shaker. Comunque, a parte questo, Henry, a parte questo, Babbo. Va tutto bene qua? Ma sì, dobbiamo essere ottimisti. Te la voglio che c'è, te la va? No, Enrico, fermo, faccio io, Enrico. Domani è giorno libero, quindi facciamo qua la roba. No, domani pure io voglio essere libero. Vabbè. No, domani non facciamo niente perché io le vernici domani è chiuso. Non c'ho materiali. Martedì? Martedì, sì. Tu organizzi, io martedì mattino... Contatto bianco del lato, contatto quello delle vernici, lo vado bianco a lì, fai il bianco lì. Sì, la base bisogna farla bianca, poi dopo eventualmente sopra il bianco Matteo decide se mettere in caso il bianco va sempre come fondo lì. In caso qua sotto qua. E sarà fa lo stesso colore quello lì, lo stesso pattern. Prende lo stesso identico marrone? No, disegno. No, disegni impossibili, no. Nemmeno se faccio una foto in HD la porto su una tipografia e la stampa. E ci si attacca con la colla. Ogni sera fa, dici? Per riprendere le venature. In blu. No, marrone, così, lo stesso colore. Ah, ma questo è impossibile. Fai tutto marrone? No, e stacca. Perché fai tutto marrone? Non lo so, tutti i mobili qua sotto, sai, sarebbe figo fare lo stesso colore. Vabbè, poi vediamo, dai.
Intanto li facciamo azzurri, tanto dopo ci sta sempre tempo per cambiarli. Quanto costa per farli azzurri? 50 euro basta, hai venuto? Sì, basta 50 euro. Azzurri che è? Muro? No, no, qua sotto, qua. Non so se c'è una tecnica, Matteo, che te fa pellicole adesive con questo. Non lo so, devi chiedere a questi che sono. Se no cambio tutti i colori, tutto pure. No, alla fine cambi pure questo. Vediamo andando come scappa fuori questo colore. Ma questa, Matteo, puoi cambiare i colori 50 volte, qua 50 volte, non succede niente. Con un rullino puoi ricambiare i colori. Fra un mese dice questo lo voglio giallo, per esempio. Metti lo fondo bianco e sopra fai lo giallo. Parti dallo bianco e sopra colore. Che è qui? Andiamo troppo, Matteo. Oh. No. Che hai fatto? Oh. Hai mangiato troppo, ragazzi. Non credevo che venga così buono l'agnello. Andiamo, ci siamo. Allora, ci siamo, belli precisi. Ragazzi, allora, ragazzi, la live è finita. Ci siamo divertiti. È stato veramente super, super, super bello, super fantastico. Soprattutto devo ringraziare Enrico Cuoco che sempre sta qui. Sempre, insomma, ci dà sempre una mano. Enrico, grazie mille. Grazie. Ti posso dare un abbraccio, Ri? Che no. Grazie, Ri. Grazie di tutto, Ri. Grazie. Qua. Una spalmata dei cuori, ragazzi. Grazie, Re. Dobbiamo fare una cernia una volta, eh? Sì, dai, dai, ora la facciamo. Una cernia, Re, che qua sarebbe? La cernia, Enrico. Un pesce. Con le squame. Gli facciamo le squame. Live di cucina, non la live proprio. La live ancora voglia. La live ancora voglia. Oggi, ragazzi, non so che cazzo fare. Penso che mi metto in cerca di una donna su TikTok. Penso che vado in cerca di moglie. Che bello. Sì. Matteo. Wow. Matteo. Dimmi. Io sto a guardare il monitor. Sto blu. Dimmi. Sto blu dietro è una favola, Matteo. Stacca bene. Lo so, ma io non è che sono cretino, lo so. Stacca bene l'immagine tua, la scritta. Colore della pelle pure, è tutto preciso. Tutto un'altra cosa. Dove sta? Blu dietro, ragazzi. Te l'ho detto, l'unica cosa che dà un cazzotto su un occhio è... Qua, ste parti qua che bisognerebbe farle bianche, queste. Bianco qua sotto, bianco sotto, cioè tutto bianco lì. Poi bisogna un attimo, capito? Ah sì, tu Matteo, adesso andiamo per gradi, ti ho detto, il muro l'hai fatto, facciamo gli sportelli. Sportelli, LED qua sotto, LED qua sotto, LED lì, LED lì, LED un po' dappertutto dietro. E poi... Dopo guardi. Anche qua intorno. Dice, ma i LED dobbiamo mettere... Non ci sono stasera i LED. Dai, va la chiusura con YouTube. E poi un po' di piante. Un po' di piante che scendono dall'alto. Un po' di robe. Un po' di cose. Io sto ancora a cercare piante del rosmarino finte. C'è. Non le trovo. Finte però. Le ginesi le trovo io. Sì? Le vado a vedere io. Un po' di piante finte così. Un po' di verde. Piano piano si fa tutto. Allora, vabbè, detto questo. Ragazzi, io vi saluto, ringrazio Enrico, ringrazio, grazie mille Enrico, perché è Pasqua, è venuto qua anche a Pasqua, Enrico, è come sta in famiglia quando sto con te, Enrico, veramente. Sono dormito sempre oggi. Sì, sì. Solo che oggi sono fatto un casino, perché è successo un fuoco da fuori, no? C'è una pianta che ha fatto? E sono camminato scarso, sono camminato a mettere con il piede sopra il fuoco. Ha fatto la cocolla sotto il piede. Ma? La bolla. Che cazzo dici? Come la bolla? Mi avevo scarso. Porca troia, Ri, non ti sei accorto? Non mi sono accorto. Però già è passato, ci ho messo la crema. Cazzo, sai le bestemmie? No, chi è? Le donne. Meglio. Pronto? Vedi come fanno? È tutto così. Ti chiamano e poi ti riattacca il telefono in faccia. Oh, qui c'è il mio acceso, Matteo. Sì, lo so. La porto a caricare? No. Vabbè, comunque, ragazzi, io vi saluto, ringrazio tutti, adesso andiamo di là, super content stasera. Arrivo.
Ciao ragazzi. Me ne vado anche io. Vai. A domenica prossima lì. Se Dio vuole.